Allora, abbiamo visto un pregiudizio limitante che è fondamentale superare, è l'idea di difficoltà, è l'idea di ostacolo, no? Il fatto di pensare che tra te e i tuoi desideri ci siano degli impedimenti insormontabili, no? Quindi entriamo nell'idea che tutto è possibile, tutto è più o meno probabile, ma possibile, e che non c'è nessun intento di nessuna grandezza che è al di fuori dalla nostra portata. Anzi, paradossalmente, quando uno imparerà, impareremo bene a produrre questi intenti, desideri, scopriremo che ci sono intenti che credevamo impossibili, che sono quelli che si realizzano prima, quelli che invece pensavamo fossero semplici e sono quelli magari più difficili da realizzare. Cioè, la nostra idea di facile, difficile, probabile, impossibile è un'idea fortemente soggettiva che non dipende dalla realtà. Quindi, quando inizieremo a produrre desideri, intenti da mettere nel futuro, il mio consiglio è produrne tanti, di quelli facili, quelli che riteniamo facili, quelli che riteniamo difficili, mettere i desideri che riteniamo impossibili, mettere un po' di tutto, capite? Perché così entriamo nel possibilismo. Non limitandoci dalle nostre credenze, senza lasciarci limitare dalle nostre credenze. Io quando da fare le conferenze alla libreria esoterica, io facevo conferenze alla libreria esoterica, c'erano tutte le volte 100-110 persone ed era bellissimo fare queste cose, condividere queste cose. Quando ho iniziato a pensare alla possibilità che io le stesse cose avrei potuto dirle piuttosto che dal seminterrato della libreria esoterica a Milano, dalla sede centrale delle Nazioni Unite, è chiaro che uno che pensa una roba così, se l'avessi raccontato, se l'avessi detto a qualcuno, mi avrebbe detto: ma tu sei pazzo, ma figurati, cioè, quante probabilità ha uno di passare dal seminterrato di una libreria alla sede centrale delle Nazioni Unite? Con la webcam in mondovisione, cioè se uno ci pensa razionalmente è impossibile. Quello è puro effetto tunnel. E la cosa incredibile è che più ambiziosi sono i vostri desideri, più grandi sono i vostri desideri, più paradossalmente sono facili da realizzare e questa cosa la scoprirete solo dopo. Quindi ci arriviamo per gradi a questa cosa. Ok, adesso l'altro pregiudizio fondamentale che dobbiamo disintegrare, che dobbiamo distruggere, abbandonare nel diluvio, nell'iperbolico dubbio di Cartesio, è l'idea che esiste una sola realtà che è la stessa, uguale per tutti. Questo si chiama realismo ed è stato disintegrato dalla fisica quantistica. Ci sono degli elementi che fanno parte dell'idea standard che ci tramandiamo da secoli, la realtà, la fisica quantistica ha disintegrato. Uno è il determinismo, e sapete il principio di indeterminazione di Heisenberg. In realtà Heisenberg l'ha chiamato principio di incertezza, uncertainty principle, solo che l'incertezza è una cosa che terrorizza tutti i razionali, per cui l'hanno tradotto in principio di indeterminazione, ma in realtà indeterminazione è ancora peggio dell'incertezza, perché indeterminazione vuol dire che la realtà non è deterministica. Considerate che tutta la scienza moderna, tutta la conoscenza, diciamo, tradizionale, non quantistica della realtà, parte da due presupposti che la fisica quantistica ha disintegrato. Uno è il realismo, l'idea che esiste una sola realtà che è la stessa uguale per tutti, e non è vero perché ognuno vive una propria realtà e ognuno di noi crea la sua realtà, quindi ci sono infinite realtà parallele e ognuno vive la sua all'interno di un universo condiviso. E poi il determinismo. Il determinismo è la base della scienza moderna che non è stato ancora... diciamo, non è stata ancora cambiata dalla fisica quantistica. Allora, vi ho anticipato stamattina che queste scoperte che hanno fatto questi uomini tra il 1900 e il 1930 sono state così potenti che non sono state ancora tutte applicate per tutte le loro potenzialità. Diciamo che le scoperte che sono state trasformate in matematica, che ha permesso, ad esempio, lo sviluppo della tecnologia, dei semiconduttori, dell'elettronica, delle centrali nucleari, delle bombe atomiche, quella è stata utilizzata.
ma gli effetti, ad esempio, le implicazioni delle scoperte della fisica quantistica nella medicina o nella vita quotidiana, cioè ancora non sono state applicate. Perché? Perché noi viviamo ancora in un'idea della realtà che è precedente, è quella precedente alla scoperta in campo quantistico. Perché diciamo che il modello standard della realtà si fonda ancora sul realismo e sul determinismo. Quindi, realismo dice che la realtà è la stessa ed è uguale per tutti. È una menzogna. Ognuno vive la sua realtà. Per cui ci sono persone che sono entusiaste, che sono felici, che sono fortunate, che vivono una vita meravigliosa, bellissima. Ci sono persone all'interno dello stesso possibilismo che sono pessimiste, che sono spaventate, che immaginano sempre solo il peggio di tutto quello che può accadere e vivono una vita di merda. Nel senso che ognuno vive una realtà che è una proiezione di quello che lui crede che la realtà sia. Quindi, anche in questo senso è importante, questo ve lo dico subito perché un altro pregiudizio estremamente limitante è quello dell'uguaglianza. Scusami. Vediamo un riassunto, una sintesi in 5 minuti di tutti gli elementi fondamentali della fisica quantistica. Allora, primo elemento fondamentale, il principio di indeterminazione, l'ha scoperto Heisenberg. Allora, per chi non lo sa, il determinismo che cos'è? Il determinismo è questa idea su cui si fonda anche ancora la scienza moderna, la medicina ad esempio, è l'idea che se tu conosci tutti gli elementi di un sistema, e tutte le forze che agiscono su di esso, tu sei in grado di prevedere il futuro. Quindi il determinismo ci dice: se io so, conosco gli elementi di un sistema e le forze che agiscono sugli elementi del sistema, io posso prevedere il futuro con esattezza. Allora, che cos'è che ha scoperto Heisenberg? Ha scoperto che, ad esempio, in un sistema subatomico fatto di elettroni, protoni, neutroni, i protoni, gli elettroni, i neutroni, ma gli atomi stessi non si lasciano rivelare a te. Cioè, tu non puoi sapere dove è un elettrone e contemporaneamente dove sta andando, che forze agiscono su di lui. Quindi, o sai dov'è, o sai le forze che agiscono su di lui. Quindi non puoi avere un'idea della realtà completa, quindi non puoi sapere in un sistema dove sono le cose e quali forze agiscono su queste cose, che questa idea ti potrebbe permettere di prevedere il futuro. Questa cosa è impossibile perché o sai dove sono o sai cosa stanno facendo. Se sai dove sono, tanto maggiore la precisione con cui sai dove sono, tanto maggiore l'incertezza su quello che stanno facendo. Se tu invece sai con precisione quello che stanno facendo, quindi le forze che agiscono su di loro, hai la massima incertezza sul dove sono. Quindi il determinismo, fine del determinismo. Col principio di determinazione di Heisenberg si sarebbe dovuto cambiare proprio tutto lo scenario su cui anche come si cerca di capire la realtà, no? Anche perché Heisenberg ha messo in evidenza quanto è importante l'osservatore. Cioè, ad esempio, in una sperimentazione scientifica dove ci sono degli scienziati che fanno delle ricerche, secondo il principio di Heisenberg, quello che credono gli scienziati che fanno le ricerche, cioè la consapevolezza della realtà, quello che credono chi fa l'esperimento, quello che crede chi fa l'esperimento è determinante sull'esperimento più dell'esperimento stesso. Quindi capite che se si fossero applicate le scoperte della fisica quantistica, ad esempio nella medicina, tutte le ricerche scientifiche in campo medico si sarebbero dovute rifare tutte. Rifare tutte perché? Perché a quel punto l'osservatore è più importante dell'osservato. Cioè gli intenti di chi conduce un esperimento sono più importanti dell'esperimento stesso. Non so se vi ricordate quando c'era Di Bella che è venuto fuori con sta terapia, che costava pochissimo, no? Quindi cosa hanno fatto? Hanno organizzato il Ministero
dell'industria del farmaco, il Ministero della Sanità è diventato il Ministero dell'Industria del Farmaco, hanno organizzato delle sperimentazioni dove ovviamente sono stati coinvolti tutti quelli che pensavano che Di Bella fosse un pirla. Quindi se tutti quelli che vengono coinvolti in una sperimentazione sono quelli che non ci credono, e lo stesso vale per l'omeopatia, non so se lo sapete, se a condurre gli esperimenti per dimostrare che l'omeopatia è valida sono persone, scienziati che credono nell'omeopatia, l'esperimento risulta confermato, quindi l'omeopatia esiste. Ma se a condurre l'esperimento sono persone che non credono nell'omeopatia, l'esperimento non funziona. Quindi quello che tu credi entra nell'esperimento. Quindi il principio di incertezza e indeterminazione, quello che chiamiamo realtà esiste solo se interagisce ed è creato da chi vi interagisce. Quindi quando tu interagisci col possibilismo, che cos'è che diventa reale? Diventa reale quello che tu semplicemente credi più probabile, quello che tu credi che la realtà è, la realtà si conforma a quello che tu credi che la realtà è. Quindi se tu sei convinto che l'elettrone è una pallina, quando riuscirai in qualche modo a osservare l'elettrone, se riuscirai ad osservarlo, l'elettrone farà la pallina. Se tu invece non lo vai a disturbare con quello che tu credi che lui è, lui fa qualunque cosa. Questa cosa è messa proprio in evidenza clamorosa dall'esperimento della doppia fenditura, che adesso lo vediamo. Quindi esistono infinite realtà. Il principio di incertezza o di indeterminazione ha determinato la fine del realismo e la fine del determinismo. Nonostante questo principio, che è stato stradimostrato ed è una delle cose più vere a cui l'essere umano sia mai arrivato, è stato scoperto quasi un secolo fa, noi viviamo ancora in un modello della realtà realistico e deterministico. Quindi sappiatelo, ci abbiamo grandi margini di miglioramento riguardo a questo. Allora, la funzione d'onda e l'effetto tunnel. Quindi il principio di certezza, di indeterminazione è stato Heisenberg. Dovevo mettere le faccine qua così almeno familiarizzavate. Questo qui, questo omino qui in mezzo, Heisenberg, è quello del principio di indeterminazione. Poi funzione d'onda, collasso della funzione d'onda, è questo personaggino qua sotto Einstein, è Schrödinger, quello del collasso della funzione d'onda. Collasso della funzione d'onda cosa ci dice? Ci dice che prima di manifestarsi nello spazio-tempo come quello che noi chiamiamo realtà, tutte le possibilità coesistono in stati potenziali sovrapposti. Quindi niente è impossibile, tutto è più o meno probabile e possibile. La funzione d'onda ci dice che l'invisibile esiste, quindi tenete presente che secondo la scienza moderna, sapete, uno dei postulati fondamentali della scienza moderna è che esiste solo ciò che è osservabile, ripetibile e dimostrabile. Quindi è realismo puro. Cioè, quindi se esiste solo ciò che è osservabile, cosa vuol dire? Osservabile da chi? Da tutti? E allora se tutti devono essere in grado di vedere quella cosa lì, capisci che non è realistica sta cosa qua, perché se siamo tutti diversi, tutti abbiamo una consapevolezza diversa, tutti interagiamo in modo diverso con la realtà, ognuno di noi ha un approccio con la realtà che è unico e ripetibile, quindi ci sono delle cose che puoi vederle solo nel momento in cui nella tua testa ci sono le informazioni che ti permettono di vedere quelle cose lì. Quindi se una cosa la devono vedere tutti, capite che quella cosa lì ci sarà, certo, di un miliardo di cose che ci sono nella realtà, ce ne saranno due o tre che le possono vedere tutti. Capite? Ma tu non puoi dirmi che la realtà è quella lì, solo quella che possono vedere tutti, perché è troppo limitante. Ripetibile è la stessa cosa, deve essere una cosa uguale per tutti, no? Anche questa cosa qui è stata disintegrata al principio di incertezza. Quindi esistono infinite possibilità coesistenti in stati sovrapposti
Esiste l'invisibile, anzi l'invisibile, anche se la scienza ci dice che esiste solo ciò che è osservabile o misurabile, quindi osservabile, ripetibile e dimostrabile. Secondo la scienza moderna, se una cosa non è osservabile, non è ripetibile, non è dimostrabile, non esiste. Quindi, secondo la scienza moderna, ovviamente l'anima non esiste, no? L'anima è invisibile e quindi non esiste. Capite che è una cosa devastante questa dal punto di vista della conoscenza della realtà, l'aver limitato la possibilità di indagare la realtà solo al ritenere reale solo ciò che è osservabile, ripetibile e dimostrabile. Comunque, la fisica quantistica, e Schrödinger in particolare, ci ha dimostrato che l'invisibile esiste ed è pieno di roba. C'è un sacco di roba nell'invisibile. C'è molta più roba nell'invisibile che nel visibile. Ed è pieno di cosa? È pieno di energia, è pieno di informazioni, è pieno di forze, di attitudini, di tendenze. È pieno di possibilità, che sono coesistenti in stati sovrapposti. Quindi queste parole non sono mie, cioè sono loro parole, quindi possibilità coesistenti, vuol dire che esistono, anche se sono nell'invisibile, sono nel possibilismo, io ancora non le vedo, ma non è che perché io non le vedo non esistono, esistono e coesistono in stati sovrapposti. Quindi noi ci muoviamo verso un possibilismo che è pieno, pieno, pieno di cose che esistono, bellissime e anche brutte, ovviamente. Quindi una cosa bellissima di Leibniz, che anche lui è un grande che vi invito a conoscere, un genio assoluto, Leibniz, Gottfried, è stata quando lui ha detto: viviamo nel migliore dei mondi possibili. Voi sapete, viviamo nel migliore dei mondi possibili. C'era Voltaire che lo prendeva in giro e diceva: sì, se questo è il migliore dei mondi possibili, non voglio immaginare qual è il peggiore, no? Pensando a tutte le ingiustizie e le cattiverie. Perché? Ma Leibniz era talmente avanti che la sua visione della realtà qual era? Perché viviamo nel migliore dei mondi possibili? In che senso? Nel senso che tutto ciò che può esistere, pretende di esistere e può farlo. Non c'è un giudice supremo che dice te puoi esistere, te no, te puoi manifestarti, te no. È un amore assoluto incondizionato, cioè la realtà è un amore assoluto incondizionato, dove tutto ciò che può esistere, che pretende di esistere, anche il male, può farlo, è un possibilismo assoluto, aperto, capite? Siamo noi che abbiamo un ruolo determinante all'interno di questo possibilismo di cui non siamo consapevoli. Però è proprio questo possibilismo aperto, incondizionato, che è quello che è il migliore dei mondi possibili. Perché? Perché è aperto a tutte le possibilità e noi abbiamo un ruolo creativo fondamentale lì dentro. Quindi è pieno di energia, informazioni e forze, esistono i miracoli, non esistono verità, niente è certo. Quindi, e queste sono le parole di Planck, non siamo autorizzati a credere che esistano delle forze fisiche che siano esistite allo stesso modo e che potranno continuare a esistere in forma analoga in futuro. Quindi anche l'idea di verità, no? Che cos'è che noi riteniamo vero? In natura non esiste niente di vero. È tutto più o meno probabile possibile e può anche cambiare nel tempo perché siamo all'interno di un processo dinamico in continua evoluzione. Quindi quanto più una persona ha paura dell'incertezza, quanto più tende a produrre verità o a agganciarsi a verità di altri che però in natura non esistono, no? Quindi anche questo è una cosa potentissima. Tutto è più o meno probabile, non esistono verità. Doppia fenditura. Allora, questi sono i fenomeni più potenti in assoluti della fisica quantistica. Io vi sto facendo la sintesi estrema. Doppia fenditura è un fenomeno che racchiude in sé tutti i misteri della fisica quantistica. Allora, cosa ci dice questo esperimento? La consapevolezza e gli intenti dell'osservatore fanno collassare la funzione d'onda su ciò che della realtà l'osservatore crede più probabile. Quindi, perché Einstein ci ha detto
È meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione. Perché se tu hai un'idea della realtà felice, quello che tu credi che la realtà è, se tu riesci a essere ottimista, entusiasta, avere un'idea felice della realtà, tu farai collassare più probabilmente le funzioni d'onda proprio su quello che tu credi. Quindi è meglio credere cose bellissime della realtà, perché credendole le rendiamo più probabili, piuttosto che credere cose devastanti della realtà, perché se crediamo cose limitanti o devastanti o infelici, rendiamo più probabili quelle. Quindi quello che tu credi della realtà, la consapevolezza e gli intenti dell'osservatore fanno collassare la funzione d'onda. Quindi c'è tutto questo possibilismo dove tutte le possibilità coesistono in stati sovrapposti. Tu vai all'interno di questo possibilismo e cosa succede? Fai collassare la funzione d'onda di tutte quelle possibilità, tac, si attualizza, la funzione d'onda collassa e si attualizza nell'evento presente, che è quello che tu percepisci in ritardo come realtà. Quindi la realtà, quello che tu percepisci come realtà, è un effetto di collassi di funzione d'onda che generi tu, senza accorgertene, con la tua consapevolezza, cioè con quello che tu credi che la realtà è, o con gli intenti che sei riuscito a mettere nel tuo futuro. Quindi ogni elemento della realtà e la realtà sono consapevoli. Questa è una cosa pazzesca che emerge proprio dall'esperimento della doppia fenditura. Ci sono gli elettroni, protoni, atomi, molecole che cambiano il loro comportamento in base a che se c'è qualcuno ad osservarli o no. Se tu li guardi si comportano in un modo, se tu non li guardi si comportano in un altro. Quindi la domanda è: come fanno a sapere che tu li stai guardando? Che cosa vuol dire essere consapevoli? Una delle definizioni di consapevolezza è essere svegli e riuscire a cambiare il proprio comportamento in base a come cambiano le circostanze esterne, no? Questa è consapevolezza. Se l'elettrone, tu cambi le caratteristiche dell'esperimento, ci sei tu a guardarlo o non ci sei tu a guardarlo, fa cose diverse, vuol dire che l'elettrone è consapevole. Allora, voi non so se sapete, cioè, ci sono tanti maschietti, ci sono tante femminucce qua, però io dico, voi sapete che fino a non tanto tempo fa qualcuno sosteneva che le donne non hanno l'anima? Non solo gli animali, ma fino a non tanto tempo fa c'era il dubbio se le donne avessero l'anima. C'è il dubbio che le religioni siano state inventate dagli uomini per sottomettere le donne, perché sono tutte robe di maschi, però la cosa che emerge dalla fisica quantistica è che anche un elettrone c'ha un'anima, dici, c'è anche un protone, che è tutto vivo, che è tutto consapevole. Cioè l'esperimento della doppia fenditura ti mette di fronte a una cosa che è sconcertante, perché noi pensiamo di essere noi che siamo intelligenti, che viviamo in una realtà inerme, passiva, senza anima, no? E invece scopriamo che è tutto vivo, cioè è tutto vivo qua intorno, no? Quindi Fabio, sì. Ma come facciamo a sapere che l'elettrone sta facendo altro se non c'è nessuno che lo sta osservando? Appunto. È l'esperimento della doppia fenditura che ti mette di fronte a questa cosa. Adesso io vi sto facendo la sintesi con le premesse, poi chi vuole approfondire. Comunque, se vuoi, adesso dai, non anticipiamo, tanto ho le slide, comunque ve lo spiego questo esperimento. È proprio basato sul fatto di vedere che l'elettrone cambia comportamento se c'è o se non c'è un occhietto che lo guarda. Allora, quindi la realtà è consapevole. E l'entanglement, allora questo qui erano i fenomeni, tutto quello che vi serve sapere della fisica quantistica è all'interno di questi due fenomeni. Doppia fenditura e entanglement. Questa, l'azione a distanza e la doppia fenditura. Tu capisci questi due fenomeni, cioè sei consapevole di tutte le implicazioni della fisica quantistica.
dall'entanglement dell'azione a distanza, e grazie all'entanglement dell'azione a distanza che io ho scritto il mio libro La fisica dell'anima. Cioè la fisica dell'anima che cos'è? C'è sempre stato nella storia dell'uomo quest'idea dell'anima, no? Solo che la scienza moderna ci ha sempre detto finché non la pesiamo, finché non la misuriamo, finché non la osserviamo, è fantasia. Quindi per la scienza moderna le cose esistono solo se qualcuno le fotografa o le misura, no? E quindi io a un certo punto nel cercare di trovare un modo di dimostrare l'esistenza dell'anima, mi sono reso conto che non serviva questa dimostrazione perché c'è già. Il fenomeno dell'entanglement non è altro che la dimostrazione scientifica dell'esistenza dell'anima. E quindi è inutile che stiamo qua a cercare di dimostrare delle cose con degli strumenti che sono stati concepiti apposta per non poterle dimostrare, queste cose, quando in realtà, infatti, l'entanglement viola tutti i presupposti del modello scientifico standard tradizionale, li viola tutti. E quindi lo vedremo questo. L'entanglement cosa ci dice? Che ogni elemento di realtà può comunicare invisibilmente ed istantaneamente a qualsiasi distanza con ogni altro elemento di realtà. Non esistono elementi, sistemi isolabili. Tutto è in costante contatto e in comunicazione. Ogni elemento di realtà è in costante contatto e comunicazione con ogni altro elemento di realtà. Non con il corpo fisico, ma con l'anima. Adesso poi questa cosa la vedremo. Quindi noi abbiamo un corpo che si manifesta nello spazio e nel tempo con materia e come materia ed energia che è localizzabile nello spazio e tempo. Ma l'anima precede lo spazio e tempo. Quindi se noi la vogliamo considerare l'anima all'interno dello spazio-tempo, il risultato qual è? Che la nostra anima è onnipresente nell'universo, quindi riempie tutto lo spazio esistente ed è eterna nel tempo, quindi indistruttibile. L'anima precede lo spazio e tempo. In sintesi estrema, ve lo anticipo, l'entanglement è un fenomeno quantistico sconvolgente che ha dimostrato il fatto che la teoria quantistica, cioè il modello della realtà che è emerso dalle scoperte in campo quantistico, è in grado di descrivere in modo completo la realtà. Quindi per quello che io vi dico che la fisica quantistica è il settore della conoscenza più evoluto in assoluto, anni luce avanti ad altri settori della conoscenza, perché è l'unico, grazie all'entanglement, in grado di descrivere in modo completo la realtà. E che cos'è che serve per poter descrivere in modo completo la realtà? Serve l'invisibile. Quindi noi vedremo che gli esperimenti che sono stati fatti i primi con i fotoni, due fotoni sono stati fatti interagire fino a diventare entangled, dopodiché tu ne puoi mettere uno da una parte dell'universo, l'altro dall'altra parte dell'universo, se cambi il comportamento di uno cambia istantaneamente anche il comportamento dell'altro, ovunque sia nell'universo. Questo com'è possibile? È possibile perché quello che noi chiamiamo fotone, unità alimentare di luce, di onda elettromagnetica, di energia elettromagnetica, si chiama fotone, ha una manifestazione nello spazio e nel tempo come energia e anche secondo la correlazione energia-materia. Però ogni fotone, come ogni elettrone, come ogni protone, come ogni elemento di realtà, ha un campo, ha un'anima che è onnipresente nello spazio e nel tempo. Quindi, se io prendo due elementi di realtà, li faccio interagire, poi li separo, li metto uno da una parte dell'universo, uno dall'altro, com'è possibile che se io
do uno schiaffo a uno, si prende lo schiaffo anche l'altro, cioè che se cambio uno cambia anche l'altro. Come fanno a sapere uno dell'altro? Non c'è niente che permette a uno di informare l'altro che ha cambiato il suo stato. Come mai il cambiamento avviene istantaneamente? Perché in realtà noi pensiamo che siano separati, cioè la loro componente fisica è stata separata nello spazio, ma la loro anima è inseparabile, quindi in realtà tutti e due gli elementi sono in costante ed eterno contatto uno con l'altro e comunicano costantemente, indipendentemente da dove il loro elemento fisico è collocato nello spazio. Quindi è chiaro che uno che ha un'idea scarsa di se stesso, pensare di avere un'anima che è onnipresente è una roba da fuori di testa, no? Anche perché l'unica volta che si è sta, cioè, io mi ricordo perché facevo il chirichetto, la prima volta che ho sentito parlare di onnipresenza, no? Non so se a voi vi è successo, però l'onnipresenza, perché ti veniva spiegata l'onnipresenza? Per dirti che te non puoi andare in cantina a nasconderti sotto la scala per fare i peccati, perché anche se vai a nasconderti, lui ti vede. Ovunque tu sia, lui ti vede. Quindi l'onnipresenza è stata associata a Dio e dal quale tu non ti puoi sottrarre, perché lui è onnipresente, quindi ovunque tu vai lui ti becca se fai delle cazzate. Quindi in realtà l'onnipresenza caratterizza anche gli elettroni, i protoni e gli atomi, e questa è una delle implicazioni sconvolgenti della fisica quantistica. Siamo tutti in qualche modo onnipresenti, solo che non ce ne accorgiamo, perché se crediamo che la realtà è solo ciò che percepiamo sensorialmente della realtà, ovviamente abbiamo un'idea della realtà molto più limitata dell'idea della realtà che può avere la nostra anima, che è contemporaneamente ovunque nell'universo, no? Quindi poi c'è la quantum field theory, che è quella che io amo di più, e diciamo che è lo sforzo di applicare le scoperte quantistiche ai fenomeni della natura, diciamo che è un settore nuovo della conoscenza, che è proprio, diciamo, per chi crede che la fisica quantistica sia una cosa che riguarda solo le particelle subatomiche, ecco, la teoria quantistica di campo, che è anche da dove io ho preso il titolo di questo corso, no? The field vuol dire il campo, no? Quindi la teoria quantistica del campo è questo sforzo di interpretare i fenomeni quantistici considerandoli dal punto di vista della natura, quindi dal punto di vista della realtà della vita vera che noi viviamo quotidianamente. Quindi la nostra cultura, il metodo scientifico moderno, con questo approccio dell'osservabile, ripetibile, dimostrabile, si fondano su un'idea della realtà che è incompleta, che in particolare i fenomeni quantistici hanno dimostrato essere incompleti.